Fontana del Toro, il simbolo di Nardò, 1400. Si abbeveravano i cavalli, acqua potabile. La leggenda dice che un toro giunse in questa terra, terra messapica, e scavando con le sue zampe fece scorgere dell'acqua e da lì nacque la città di Nardò. Questa è una leggenda che risale al periodo dei Greci. Questa è Piazza Salandra, questa è la chiesa barocca di San Domenico. Ecco qua, la pianta della cittadina di Nardò è rimasta esattamente quella seicentesca. Strade, vie, vicoli. Ecco qua, e adesso andiamo alla cattedrale. Altare delle anime del purgatorio, anche se sembrano più anime dell'inferno. Che brucia. Questo è l'altare barocco, appunto, della Santa Vergine delle Anime del Purgatorio, così si chiama, barocco seicentesco. Qui ci sono le scene dei santi, parte di Via Crucis, Amorini, racconti evangelici, e poi là ci sono altri angeli, sante, ecco qua, il quadro principale. Ecco qua. Questo è il cortile dell'entrata dell'ex monastero di Santa Teresa, Nardò. Adesso un relais, un hotel, ristorante. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades.